Buongiorno a tutti i tappetagli e le tappetalle. Oggi è un altro pomeriggio che passeremo insieme, lontani ma vicini. E per questo pomeriggio in cui vi tengo compagnia, ho pensato di proporvi un'attività. Non è una cosa da mangiare, ma è un gioco che sicuramente tanti di voi conoscono. Questo gioco, vi confido un segreto, piace molto a tutti i maghi. Io non sono tanto brava a giocare, tante volte perdo, ma mi diverto un sacco. Vediamo se qualcuno di voi lo riconosce. Questo gioco è la dama. Sicuramente qualcuno di voi ci ha anche già giocato. E oggi la costruiremo insieme con degli strumenti, degli oggetti che è facile trovare in casa anche in questo periodo. Siete pronti? Iniziamo! Per costruire la nostra dama serve un foglio che potete strappare dalla metà del vostro quaderno, vedete, un foglio normale. Poi servono 24 tappi, che magari sono quelli delle bottiglie, insomma, dei tappi che avete in casa, che useremo come pedine, una forbice, una matita, il righello. Un cartone o un cartoncino, diciamo qualcosa che avete in casa di un po' più spesso, poi capiremo a cosa ci serve, e alcuni colori, quelli che più vi piacciono. Ok, allora prendiamo il nostro foglio, apriamolo e poi prendiamo il nostro righello e iniziamo a tracciare il quadrato che sarà il bordo della nostra scacchiera o dama. Quindi con il righello calcoliamo 56 quadretti di quelli piccoli che sono 28 centimetri. Quindi tiriamo una riga fino al 28 in orizzontale e anche in verticale e facciamo un quadrato. Io ho fatto il mio quadrato e sono pronta per fare i quadrati più piccoli in mezzo. I nostri quadratini saranno così. Calcolate 3,5 cm col righello, che sono 7 quadretti. Conto altri 7 quadretti e faccio un puntino. Altri 7 quadretti e faccio un altro puntino. E così vado avanti fino in fondo. E poi traccio delle linee fino alla fine, così. Prendo il punto e traccio la linea fino alla fine. Ok, adesso abbiamo fatto tutte le linee in verticale, facciamo la stessa cosa in orizzontale. Calcoliamo 7 quadretti, altri 7 quadretti, fino in fondo e poi tiriamo le linee. Ok, quando abbiamo tracciato tutte le nostre linee, avremo questa scacchiera che è molto simile a questa qua. Ora dobbiamo colorare, quindi con i nostri colori preferiti, coloriamo una casella no e una sì, una no e una sì. Guardiamo. Ci siamo, la mia tabella, la mia scacchiera è diventata così. Io ho scelto il giallo in onore del tappeto giallo e il blu per i maghi della foresta blu. Ora vediamo qual è il prossimo passaggio. Con una forbice taglieremo la nostra scacchiera. Io ho finito di tagliare la mia scacchiera, ho tolto tutto quello che non serviva. Ora prendiamo il nostro cartone o cartoncino e incolliamo la nostra scacchiera. Se avete un cartone troppo grande, potete poi con la forbice ritagliare il bordo. Io incollerò e taglierò questo bordo qui.
La nostra scacchiera è pronta. Ora dobbiamo occuparci delle pedine. Come vi dicevo prima, io per le pedine consigliavo di usare i tappi delle bottiglie, però appunto voi potete usare per esempio i bottoni. Io avevo tanti tappi bianchi, voi potete o usarne alcuni bianchi e alcuni colorati, io però ho tanti colori e ho pensato a un altro modo per decorare i tappi e quindi per distinguere le pedine bianche dalle pedine colorate. Per decorare le pedine io ho fatto degli smile, dei sorrisi. Vedete, ho preso lo sbianchetto e ho fatto gli occhi e la bocca e poi con i colori ho colorato di nero gli occhi e di rosso la bocca. Quindi la metà delle mie pedine avrà il sorriso. Ed ora provo a metterle sulla mia scacchiera. Ora, io ho messo le mie pedine e quindi i miei tappi delle bottiglie pronti per giocare. Se voi volete, potete anche decidere di farne alcune col sorriso e alcune magari arrabbiate, oppure colorarle in qualche altro modo. Per esempio, potreste anche utilizzare, se avete un indelebile, facendo sopra magari un disegno, così le distinguete bene. Questo sta alla vostra creatività. Io ho finito e sono pronta per giocare alla mia dama, però non c'è nessuno che gioca con me, voi siete ancora lontani. Sicuramente quando ci rivedremo giocheremo insieme. Per adesso. Oh, sei tu! Vieni a giocare con me! Visto da qualche parte. Vuoi giocare con me a dama? Oh, deduco sia un sì. Ciao bambini! Ciao Tappetaglia, presto!